Ragazzi, eccoci qua, andiamo avanti, sempre storia principale qui con God of War Ragnarok. E abbiamo Odino che vuole parlarci e vuole farci vedere delle cosine. Seguiamolo. Mi hanno frainteso tutti. Pensi che mi interessi solo la guerra? O il potere? La ricchezza? No, quando mai? Sai cosa mi interessa? Le risposte. Come a te. Sai, per i mortali è facile. Di fronte alle grandi domande della vita si rivolgono a noi per avere le risposte. Conforto divino. Sappiamo entrambi che è una farsa. E se le avessimo noi, le domande? Perché siamo qui? Per dare risposte ai mortali mentre nemmeno noi le abbiamo? No, siamo molto di più. E ho qualcosa che lo dimostra. Che cos'è? È ciò a cui aspiro. Tu lo senti, vero? Io sento conoscenza, verità. Tutta la verità, tutte le risposte. Possiamo scoprire perché esistiamo, cambiare il nostro destino, fermare il Ragnarok per sempre e forse salvare coloro che amiamo. Come? Ero un giovane dio quando l'ho trovato. Ho passato la vita a studiarlo, a esaminarlo, finendo spesso in un vicolo cieco. Ho cercato e finalmente ho trovato questo. Hai visto? Possiede la stessa energia mistica. Ha aperto una crepa. Non possiamo guardare dentro. Non è consigliabile. A che serve questa maschera? Capisci che c'è scritto sopra? Ti Non sono parole dei Nove Regni. Anispita. Dalla terra ardente e scintille di ossidiana e un campo di battaglie mai combattute. Ne sei sicuro? Se questo è un indizio, so cosa significa. E che significa? Continua a collaborare con me e lo scoprirai. Non devi uccidere nessuno. Non devi tradire tuo padre o ciò in cui credi. Andiamo! Hai sentito ciò che ho sentito io? Le risposte sono lì dentro, tiriamole fuori! Insomma, hai tradotto questa lingua come niente fosse. Se io ti aiuto, che devo fare? Thor! Vieni qua giù! Padre di tutti. La vuoi smettere? Devi seguire questo frammento. Prendilo. E insieme a questo bisteccone, vedi dove ti porta. Non ti prometto niente. Sciocchezze. Buona caccia. E tu? Sii gentile con lui, hai capito? Muspelheim. Il resto della maschera è qui. Il padre di tutti ci ha mollato qui. Tu che ne pensi? Su, prendi quello e mettiti al lavoro. Ragazzi, siamo veramente con Thor. Thor è il nostro companion adesso. Quindi, dove andiamo? Lo vedremo E che combattere con cazzo ne noi. so? Il padre di tutti crede che tu sappia quello che fai. Allora fallo. Mamma mia. Ragazzi, tra l'altro abbiamo appena scoperto come Odino si è frasigato l'occhio, il suo occhio destro, cercando di guardare dentro lo squarcio. Ha perso un occhio. Ok, equipaggiamoci con la maschera. Guida della maschera. La maschera è in armonia con l'obiettivo di Atreus ed emette luce quando è sulla giusta strada. Sembra indicare di qua. No, Strano. di qua. Beh, intanto oltrepassiamo questa roccia.
Ok. Stavo per farla. Ah. Con quelle braccia. Ma quanto è bello, ragazzi. Quanto è bello, Thor. Quindi siamo a Muspelheim. La terra ardente. Vediamo cosa sanno fare Loki e quello stuzzicadenti. Ma quella è la nostra... Wow, Ingrid! Non male! La nostra spada! È come se funzionasse da companion per Atreus, anche la spada. Che flemma, eh? Aiutarmi, no? Ci dà una grande mano, tra l'altro. ma è una figata incredibile. Ci sono 3000 effetti a schermo. Ok. Ora dove dovremmo andare? Ora controllo. Allora, aspettate, voglio fare una cosina. Dove ci porta la maschera? Lassù c'è una sporgenza che potremmo raggiungere, se solo... Lento! Ehi! Non puoi afferrare le persone così! Beh, cos'altro dovevo fare? Lanciarti? Buonasera! Ho abbassato un po' il volume degli effetti. Spero che... riusciate a sentirmi nei combattimenti. Schiaffa! Adesso, ragazzi, il combattimento diventa una figata, ma che voi non avete idea, ragazzino, proprio. Qualcuno ci sta bersagliando col fuoco da lassù. Usa l'arco. Grazie, Thor, per avermi avvertito. Che bella la decisione di mettere una spada del genere. Aia. Allora combatte anche Thor, ok. Sai, ho riscosso il debito di sangue con tuo padre per ciò che è successo a me. Ma il tuo no. Non ancora. Che vuoi dire? Ne riparleremo. Il padre di tutti sta aspettando. A proposito, maschera. Giusto. Dobbiamo proseguire tra quelle rocce. Ehi, potresti... Sì, esatto. Aspettate, c'è una cosa qui. Come può ridurre le ossa? Schiaffa. Non posso fare nulla, vero? Ok. Anche vuoi qui parlare di pagamenti di sangue? Che mi dici dei giganti che tu hai ucciso? Erano la mia famiglia. Tamur, Rungnir, anche loro erano dei tuoi. I giganti erano la piaga dei 9 regni. E ho gioito per ciascuna delle loro morti. Senti, cambiamo argomento, ok? Sai, quando sono stato qui con mio padre abbiamo superato tutte le sfide di Surtur. Pensi che tu... Non provocare. Acciaio nanico, eh? Oh, dannato. Eccolo. Ok. Non so dove stiamo andando di preciso, eh? Ok, lì si combatte sicuro. Io continuo a vedere Thor, questo design è magnifico. Veramente bello. Ascolta, Modi aveva qualche problema, ma era mio figlio.
Frank. L'unico motivo per cui non ti spiaccio è quel pezzo di legno rotto. Senti, chiaramente nessuno dei due può svolgere questa missione da solo. E voglio stupire il padre di tutti tanto quanto te. Non devo piacerti, ma dobbiamo fidarci l'uno dell'altro. Giusto un po'. Fidarci. E dai, Ador! Non stare! Alfa! Tacca! Che figata atomica! Stanno a livello 4 i nemici, eh! Nel complesso non male, ma non abbastanza aggressivo. Sei libero di darti da fare pure tu! Ti sto dando fiducia! Attenzione. Ah, yo. Grande Ingrid. Ok, e la maschera dove dice di andare? Troppo forti. Questa ce la prendiamo. Allora, prima controlliamo qui. Secondo me dobbiamo andare di qua, infatti. Ehi ragazzo, dove ci porta la maschera? Ecco, un attimo, un attimo. La maschera indica questa direzione. Dobbiamo provare a scendere. Certamente. E comunque, non ti provocavo. Le sfide sono divertenti. Non ti diverti mai. Sei molto diverso da tua figlia. Lei sembrava... Ehi, vieni a vedere. Non ha molta voglia di parlare, eh? Non penso che la maschera volesse condurci qui. E sto solo dando un'occhiata, un'occhiata. Eccoci. Facciamo una foto così? Ormai facciamo sempre le foto, dai. Andiamo. Thor, ma che... Ehi, l'altare di Surtur. Non sei morto lì, vero? Piana rovente. Ok. No, stavo pensando... Beh, è un problema tuo. Le sfide sono oltre quel dirupo. Non pensi che potresti affrontarle con Trud? Prima affrontiamolo. Orva Opa! Avanti, Thor, provale! Che hai da perdere? Te. Voi provateci. Sei stanco? Ma figurati. Io lo amo comunque, lo amo. Guarda qua che ci sta. Un orco? Hai paura? Ma figurati. Ma figurati. Dur Atras. Ah, purtroppo non può cadere. Vai Ingrid, vai. Un altro orco? Ok. Forse un pochino. Qualcuno può aiutarmi? Siamo a corto di tempo. Ti do una mano. Dai, Thor, dai, fagli al culo. Sono su due. No, è uno solo. Schiaffa! Olè. Il padre di tutti ha aspettato centinaia di inverni. Che vuoi che sia? È spassoso. Ok, bene, sicuramente dobbiamo andare di qua. Tu resta qui. Signor sì. Hai preso tutto? Legname di Idalir. Ok, picchiata del falco trovata era anche un'evocazione runica che comunque era presente anche in God of War del 2018.
ragazzi, palesemente qua. Però non so perché non fa nulla. Che figata. Dovrebbe tenerlo occupato per un po', spero. Forza, impegnatevi di più. Esamina l'altare di Surtur. Oh sì. Thor è occupato. Meglio raggiungere l'altare. Ah, di qua, ok. Abbiamo tempo, abbiamo tempo. Ti fidi degli Aesir? Voglio dire, io non posso fidarmi di loro. Ma loro devono fidarsi di me. E per farlo devono credere che io mi fidi di loro. Già. Stiamo parlando con... Io e mio padre siamo stati qui durante il nostro ultimo viaggio a Muspelheim. La spada. Sembra secoli fa. Che figo, infatti c'è la cassa aperta. Ok, però dove andiamo qui? Andiamo giù? Si può? Ah, di qua? Giusto, giusto, ok. Ecco l'altare. Ah, Schialfa! Buonasera. Non potete andare, infastidire Thor. Ok, 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 ok. Spara, spara. Spara. Ti prego. Schialfa! Scudo. Ok. Ok, ok. Siamo salvi. C'è una cassetta. Tanto c'è Thor che ancora fa i gargarismi là sopra. Vediamo quest'altare. Non ci credo. Lo sai, malgrado il tuo addestramento da guerriero, ti spaventi facilmente. Non mi hai spaventato. Che cosa ci fai qui? Una ragazza non può decidere di visitare un altare. Tu sei qui per la biglia di Surtur. Può darsi. Tu stai cercando altre biglie dei giganti. Sai di cosa si tratta qui? Tipo della storia della vita di uno del nostro popolo. E forse è anche un ripostiglio. No, direi che si tratta più di sfidare il destino. La questione è che cosa ci fai tu qui? Riscrivo la mia storia. Quello te lo ha dato Odino. Non è... Beh, me l'ha dato, ma non è... Non collaboro con lui. Non gli direi mai del Bosco di Ferro, se è questo che ti preoccupa. E non sono al suo servizio. È la profezia a dirlo, non io. Io devo trovare una biglia. Mi puoi aiutare se vuoi. Va bene. Ma sei sicura di voler violare le regole? Non c'è nessuna profezia su di te che raccogli le biglie. Il finale non è ancora stato scritto, giusto? Avanti, campione. Oh, salve. Una spada senziente. Ah, un'altra biglia di Surtur. Però è senza anima. Quindi è ancora in circolazione. Tempo fa mi hai raccontato di come se ne andarono i giganti. Pensi mai a loro? Sempre. Sono lontani da qui, lontani da Odino e Thor. Ma mi chiedo in che terre siano e quali mari abbiano attraversato. Perché? Voglio trovarli. Salverò mio padre e poi... Poi li troverò. Inizia. Chi è? Non Surtur, poco ma sicuro. Guarda quanto ghiaccio. Sinmara. Non credo di averla mai sentita. Ed ecco Surtur.
Wow, chissà che battaglia. Già, finché... Finché? Hanno smesso. Oh, no, 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 guarda, hanno combattuto insieme. A quanto pare sono persino amici. Grandi amici. Ma stanno... Sì, direi proprio di sì. Oh, beh... Buon per loro. Però sembra che il loro... amore li abbia fusi in una specie di creatura enorme. Ragnarok. E poi... Ragnarok annienta Asgard. Esatto, l'ho visto all'altare di Groa. Beh, è stato molto... interessante. Oh, ti ricordi il serpente con dentro l'anima? Come potrei dimenticarlo? L'ho visto. Diventa sempre più grande, ma molto velocemente. Già, sentivo che sarebbe successo. Io starò qui, così il tuo amico non si accorge che gli è sfuggito un gigante. Ma certo. Però fa attenzione. Ti prego. Anche tu, Loki. Sono confuso. Ragazzi, un serpente a cui abbiamo ridato l'anima. L'anima di un gigante che sta diventando sempre più grande e molto velocemente. Mi ricorda qualcosa. Mi ricorda qualcuno. Ehi, hey, Ingrid. Credo sia presto per parlarne. Molto... di poter sconfiggere il dio del tuono. Oh. Ma che è morto. Ok, Angerboda è andata. Il finale è tutto da scrivere, non ha tutti i torti. E io credo che lei sia presente in qualche altra premonizione. Almeno ci provo. Provo a fare un po' di deduzione, un po' di analisi così sul nulla, ma... Figurati. Lo ammetto, che spasso. Quando mi aspetto lei. C'erano buchi di cadaveri ovunque, mietuti come il grano. La lava era rossa di sangue. Trud sarà... Ok, questo non dobbiamo sprecarlo adesso, però. Ehi, perché ci metti tanto? Capito, Thor, adesso è lì a grattata avanza. No, capito. Non ti immagini quanti di questi cosi ho appena ucciso. Che trionfo. Mamma mia, che parata, signore. A Trud piacerebbe tanto. La caverebbe meglio di te, quello è certo. Ok. Vieni qua. Portacci che crina che gli ho tirato. Venite, venite. Vai, Ingrid. Corna, dai e corna. Umma. Ok. Ancora. A livello 5, ma voi siete matti. Non me l'aspettavo. Questo non me l'aspettavo. Oh, grazie Thor che ci dà una mano all'ultimo. Avresti potuto farlo prima. Mi sembrava che te la stessi cavando. Ti avevo dato fiducia. Beh, carina questa. Quindi, cosa, non me l'aspettavo. Pare che dobbiamo attraversare quella porta. Ah, sì. E qua. Dovevo pur far qualcosa mentre combattevi. Beh, tu ricontrolla. Ok, dal cancello, come dicevo. Thor. Impressionante, non trovi? Vera roba da dio. Tu sei un dio. Sei, cazzo. Eppure io. Fantastico, fantastico. Aspettate perché c'è la...
Mi stava illuminando. È di qua. È qui. Questo è il punto. Ho dei rumori strani. Nella lava. Boh. Eccolo. Un piccolo consiglio. Immergere la mano nella lava non è piacevole. Non ci ho pensato. Bene, così va meglio. Ottimo, andiamocene di qui. Loki, non provare a fregarmi di nuovo. Sei un bravo ragazzo, ma sei sempre un gigante. Gioirei anche nell'uccidere te. Che cosa hai fatto? Loki, il raggio è più luminoso. Vedi, ci sei riuscito. Guarda, una di queste frasi è completa ora. E si legge tutta. Non riesci a tradurla? Non ancora. Sai, ho una mia teoria. Credo che trovando il resto della maschera potremmo usarla per guardare qui dentro, senza magari perdere un occhio o peggio. Hai visto? Siamo un'ottima squadra. Non è vero? Non è vero che siamo una fantastica squadra? Proprio come te, Baldur. Avete fatto i bravi voi due? Thor è stato grande. Ho imparato molto da lui. Hai imparato qualcosa da lui? Dici davvero? Va bene. Cosa hai insegnato al ragazzo? Niente. Cosa potrei mai insegnargli? Esatto. Ah, ecco quello dove era andato a finire. In realtà io lo sapevo già. Ci hai ripensato? Non so perché sono venuto ad Asgard, ma ora mi rendo conto che non era per spiarti. Sappi che ti puoi fidare di me. E per aiutarti a portare questo a termine, devo potermi fidare di te. La fiducia si guadagna, ho capito. Prendila. Prova a capire il resto. Se rimarrai, ovviamente. Mi devi dire cosa stai cercando là dentro. Tu pensa a tradurre. E io ti dirò tutto quanto. E su questo, giovanotto, puoi fidarti di me. Ok. Abbiamo anche noi una maschera. Messa al posto della testa di Mimir. Sono molto confuso, potrei dire tante cose, ma non è ancora il momento. Però sono estremamente affascinato da questo squarcio. Cosa c'è qua? Cosa c'è oltre questo squarcio? Quale verità? Sono abbastanza curioso. Che fai? Questa la lasci? No. Capacità runica, una pietra di luna scintillante piena di potere runico. Ok. Io non voglio neanche pensare in realtà a Kratos. Quindi sei sempre così duro con Thor? Poverino. Sembri arrabbiato con lui. Che ficcanaso. Domanda personale. No, capisco. Ma non è quello. È... in tutta onestà, è l'unica lingua che conosce. Dico davvero, provaci tu a essere gentile con lui. Vediamo dove ti porta. Bellissima anche la musica sotto d'accompagnamento, eh? Ok. Pure qui abbiamo visto tutto. Oh, ma guardate qua. Questo però non si può aprire, ovviamente. Sto cercando di dare uno sguardo, ma qui è quanto pieno tempo di libri. Passa a leggere? Esatto. Che invidia. Pieno zeppo di libri. Però non trovo... Scolle Ati. Sarebbe bello averne una.
Vedete, dando uno sguardo si riesce a vedere sempre qualcosina e può essere interessante. Ma quello è uno strumento greco. Chissà se l'ha portato Tyr. Ok, strumento greco, mamma mia ragazzi. Brividi. Allora, vediamo un po' cosa succede andando sopra. Ok. Quanto argento, ragazzi, ci stanno riempiendo. Cioè, veramente riempendo. Ok. Ehi, sei tornato! Com'è andata? Papà ha fatto il bravo? Sì, nel senso, meglio di quanto mi aspettassi, credo. È la spada dello studio del nonno. Oh, sì, si chiama Ingrid. Ciao, Ingrid. Wow, il padre di tutti si fida proprio. Sono felice che tu sia sopravvissuto al primo giorno. Anch'io. Domani parliamo di Valchirie. Senz'altro. E sono super interessato, cavolo. Primo giorno ad Asgard è andato. E qui possiamo... Che ti aspettavi? Attenzione. È una gran bella spada. Andra, non sono arrabbiata, ma preoccupata. Sai che non è ciò che voglio per lei. Non vuoi che abbia una spada? Non mi preoccupa la spada in sé, ma per cosa può essere utilizzata. Penso che tu sappia a cosa mi riferisco. Sì, lo so. Nemmeno io voglio quello per lei, ok? Non devi preoccuparti. È una ragazza intelligente. Più intelligente del padre. Bene. Quando hai ragione, hai ragione. Vieni qui. Ti riferivano a lei, forse? Penso di sì. È stata una giornata strana. Esatto. Qui possiamo potenziarci, ma lo farò appena staccherò dalla registrazione. Dormiamo e vediamo che succede. Mi sei mancato. Anche questa cosa del pugnale è molto strana, ragazzi. Buongiorno, fratello. Niente notizie, mi dispiace. Ho un piano. Davvero? Le norne. Le hai trovate una volta? Potresti ritrovarle? Ci potrei provare, ma... non so come sono questo... Sono le parche di queste terre, non è così? Potrei sapere cosa sanno. Le troverai poco collaborative. Basta che riesca a trovarle. Dove le cerchiamo?
A Midgard. Ma se Atreus è ad Asgard, non riusciremo a liberarlo senza esercito. Noi dovremo crearne uno. Già, niente come una guerra disastrosa può migliorare la situazione. Il ragazzo se la sa cavare, magari se gli deste un po' più di tempo. Tu non sei affatto esente da colpe. Hai incoraggiato la sua avventatezza, la sua confusione. Io non voglio la guerra. Ma se Odino ha preso mio figlio, non ci sono limiti a ciò che farei per lui. La tua natura è sempre stata chiara, Kratos. Ma per te, Freya, la guerra sarebbe una priorità. Non è la Freya che conosco. Spero che le Norne possano darvi un consiglio. I miei di consigli non sono più utili qui. Tyr, fermati! Non è il momento di dividersi ulteriormente. Vieni, siediti. Ti prego. Non hai detto niente. Francamente sono sorpreso che proprio tu voglia conoscere il destino. Ma il tuo istinto non ci ha mai deluso finora. Cerchiamo le Norne. Chi sono io per darvi consigli? Speravo solo di aiutare il ragazzo a trovare risposte e ho fallito. Ora qual è il mio ruolo? Tyr, tu sei il fulcro di tutto. Lo sei sempre stato. È innanzitutto per questo che Odino ti ha imprigionato. Lo terrorizzi. Ne dubito molto. È la verità. E non solo per via delle profezie. Nessuno ha mai tenuto uniti i regni come hai fatto tu. Non sono più quella persona. So che ora ti senti così. Anch'io mi sono smarrita. Più di una volta. Ma credimi, se vai oltre trovi sempre qualcosa. Cioè cosa? Uno scopo. Lo scopo è la strada che conduce a te stesso. Quindi vorresti che accettassi il mio destino? Che guidassi l'esercito per la tua vendetta? Se la nostra giustizia non è il tuo scopo, trovane un altro. È per il tuo bene. È comunque sempre bello sentirli parlare, ragazzi. La qualità dei dialoghi anche, questo possiamo considerarlo un dialogo terziario praticamente, ma sono pazzeschi. Non mi convincerai a venire. Le Norne e le loro storie sui nostri destini, mi ci sono sempre tenuto alla larga. Quindi le Norne dovrebbero darci storie sui nostri destini? Era anche importante approfondire questa piccola parte. E niente ragazzi, io adesso mi potenzierò un pochino e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.